Nell'alto medioevo, tra Tagliamento e Livenza, si estendeva un'immensa selva punteggiata di castelli e cinte fortificate, attraversata da numerosi corsi d'acqua e da un impianto viario dovuto in gran parte al periodo romano. In questo piccolo angolo della pianura friulana possiamo ancora oggi immergerci tra i colori e i profumi di una natura ispiratrice di poesia. Le nostre fantasie rivedevano i tranquilli orizzonti delle praterie tra Cordovado e Fratta, le belle acque correnti in mezzo a campagne smaltate di fiori, i cespugli odorosi di madresilva e di ginepro, i bei contorni della fontana di Benchiaredo con gli ombrosi sentieruoli e i freschi marginetti di musco. L'atmosfera di quiete e bellezza di Cordovado ci rimanda ancora oggi alle splendide pagine scritte da Ippolito Nievo nelle Confessioni di un italiano. Non è agevole delineare chi siano stati i primi abitatori di questa pianura nel periodo precedente al Medioevo, ma possiamo dedurlo dai ritrovamenti archeologici venuti alla luce un po' ovunque nel Friuli. Se la cultura degli Euganei e dei Veneti fu in parte marginale per il Friuli, di primaria importanza fu la presenza in loco dei Celti, calatisi dalle Alpi Carniche, che ci lasciarono in eredità il rito dei fuochi purificatori, tramandati nei secoli dai nostri avi come fuochi epifanici. La loro parlata incise moltissimo sulla costruzione della lingua friulana. La presenza romana in regione risale agli inizi del secondo secolo avanti Cristo e corrisponde con la nascita di Aquileia. Nel 42 avanti Cristo sorgeva la città di Concordia Sagittaria, sede a quel tempo di una grande fabbrica di armi per i romani. I romani diedero inizio ad una capillare opera di bonifica dei territori, a quel tempo invasi da paludi e acquitrini. Nel 400 d.C. i barbari dilagarono nella pianura, saccheggiando, depredando, incendiando. I Visigoti conquistarono il Friuli nel 402 e nel 488 seguirono gli Ostrogoti. Nel 542 fu la volta degli Unni, con Attila, il flagello di Dio, che al loro passaggio lasciarono solo morte e desolazione. Le città di Aquileia e Concordia furono date alle fiamme. Dopo gli Eruli e i Goti, da Oriente fece ingresso un nuovo popolo di stirpe germanica, i Longobardi, che dominarono il Friuli per 200 anni, lasciando profondi segni nella cultura locale. In questo periodo nasce il nome Friuli. Dopo la conquista dei Franchi e degli Ungari, le terre passarono sotto il patriarcato di Aquileia. Si presume che gli insediamenti umani più antichi a Cordovado siano attribuibili ad un castelliere preistorico, una fortificazione semplice posta su un rialzo naturale, dotata di fossati e robuste palizzate di difesa. Il toponimo Cordovado designa un grosso complesso agricolo, curtis, posto in prossimità di un guado, vadum. Il guado era sul fiume Tagliamento, o meglio, su uno dei due rami dello stesso. Nel 589, infatti, il Tagliamento con violenza incontenibile si aprì un secondo corso che, passando per Gleris, Ramucello e Cordovado, si collegava all'Emene nei pressi di Bagnara. Ancora oggi possiamo individuare le tracce di questo antico alveo. Il Tagliamento, se non mutò la configurazione fisica di Cordovado, molto probabilmente ne determinò la nascita e lo sviluppo. Per esserci un guado ci doveva essere una strada di rilievo. Esisteva infatti la strada romana che da Concordia, valicando il Tagliamento a Cordovado, portava al Norico. Ufficialmente Cordovado fa la sua prima comparizione storica nel 1186, assieme alle altre 40 pievi della diocesi annoverate nella bolla papale di Urbano III.
L'attuale area fortificata di Cordovado, comunemente conosciuta come Borgo Castello, è il risultato di numerose modifiche occorse durante i secoli, in particolare tra il 1600 e il 1800. Il basso Medioevo fu un periodo particolarmente difficile, caratterizzato da profonde e dolorose trasformazioni. Cordovado rappresentò per i vescovi di Concordia uno dei punti strategici e irrinunciabili per la gestione del loro potere. Il castello, di piena proprietà vescovile, sorse probabilmente nel XII o XIII secolo su preesistenti edifici e venne in seguito più volte fortificato. Nel 1276 divenne il terzo punto di forza del sistema di controllo del territorio. I prelati concordiesi avevano all'interno delle mura un loro palazzo, il Palazzo Vescovile, in cui risiedevano per lunghi periodi dell'anno, specialmente in estate. Accanto al Palazzo Vescovile si ergeva un'alta torre quadrata e un locale dove erano ospitate le carceri e alcuni uffici vescovili. Il complesso sorgeva un tempo tra la chiesa di San Girolamo e l'attuale Palazzo Freschi Piccolomini. La prima notizia sicura della sua esistenza è del 1318, quando Donna Bella, vedova di Tobia di Cordovado, vi ospitò il prelato concordiese con i suoi ufficiali. Nel 1696 parte della struttura venne abbattuta o trasformata per uso civile dai nobili Attimis, dando vita a un nuovo ed elegante palazzo, che per successione ereditaria passò ai Freschi e poi ai Piccolomini, attuali proprietari. Si accede al portone attraverso una scalinata che corrisponde a un ponte levatoio dello scomparso fossato del castello. Il mastio vescovile, sempre più in rovina, fu abbattuto nella metà del 1800. Nel corso dei secoli, varie famiglie si succedettero nelle mansioni legate alla custodia, cura e difesa del castello, assumendo anche funzioni in campo amministrativo e giudiziario. La chiesetta di San Girolamo non ha una datazione precisa. Si ipotizza la sua costruzione non più tardi della fine del 1200. Andata in rovina, venne rifatta nel 1347 dal vescovo Guido de Guisis. Verso la metà del XIV secolo si ha la notizia di organiche investiture all'interno del castello cordovadese, con la massiccia comparsa della famiglia dei Ridolfi di Buia, che assunsero progressivamente l'incarico di capitani della città. I Ridolfi conobbero un'ascesa continua di onori e potenza. Durante il Medioevo, a causa delle continue guerre tra feudatari, il tenore di vita della popolazione era molto basso. Si componeva di stenti, di miseria, che spesso diventava fame. Ripetute pestilenze affliggevano l'intera Europa. Nel 1348 un evento sismico di incalcolabile potenza non fece che peggiorare la situazione. L'agricoltura non offriva molto. La risorsa più grande era costituita dal bestiame, il pollame, le pecore e i maiali, che spesso venivano sterminati da malattie ed epidemie. Da qui la particolare devozione al protettore degli animali da cortile, Sant'Antonio Abate, a cui venne dedicata una chiesetta a Sacudello, che conobbe un lungo periodo di splendore.
Durante la lunga e sanguinosa guerra civile che interessò tutto il Friuli verso la fine del 1300, Cordovado scrisse la pagina più fulgida della sua storia. Andrea Frotto, capitano di una compagnia di soldati distruttori e sanguinari, tentò di espugnare il castello a colpi di bombarde. Il castello subì gravissimi danni, ma grazie alla strategia di Rodolfo da Cordovado, allora capitano della città, l'attacco nemico fu reso vano. 30 anni più tardi, nel 1418, apparvero sotto le mura del castello le truppe veneziane. Dopo aspri combattimenti, il castello venne espugnato e dato alle fiamme. Ne rimase un triste ammasso di macerie. Il 16 maggio 1420, Cordovado passava sotto il dominio della Serenissima Repubblica, segnando per il paese e le nostre genti l'inizio di un periodo di relativa quiete e sicurezza dopo secoli di violenze e sanguinose guerre civili. Nel Medioevo, all'interno della cinta muraria, furono eretti una serie di edifici destinati ad uso abitativo e a sedi di servizio del capitano della città. Dal loro sviluppo tardo medievale e moderno furono ricavate due residenze signorili, conosciute oggi come Palazzo Bozza Marubini, a ridosso della Porta dell'Orologio, e Palazzo Agricola, più a sud. Palazzo Bozza Marubini custodisce al suo interno un intero ciclo di affreschi realizzati da Francesco Zamolo tra il 1704 e il 1712. In alcuni affreschi possiamo ancora ammirare lo scenario urbanistico del castello di allora. Finiti. In questo periodo i veri nemici furono la peste, la siccità, le invasioni di locuste, la fame, il freddo, i lupi, i terremoti. Anche il tagliamento non lasciava tregua, con disastrose e ripetute inondazioni. In un'antica pergamena emergono particolari sconcertanti riguardo l'epidemia di peste che colpì Cordovado nel 1454. Si racconta che il paese era diventato un cimitero sul quale gravava il silenzio più triste. Per le campagne deserte e nei cortili vagavano i superstiti, smarriti, distrutti, inebetiti. La popolazione stremata si ritirò in preghiera, supplicando l'aiuto della bontà divina. La spiritualità religiosa era molto sentita a Cordovado. Ne sono testimoni le numerose chiese edificate e gli affreschi dipinti sugli angoli delle case, presenti un po' ovunque in paese. Poco fuori le mura del castello, nel tardo 1400, furono avviate profonde opere di ricostruzione dell'antica pieve di Sant'Andrea. Di stile romanico-gotico, originariamente la chiesa era costituita da una sola navata. Le due navate laterali vennero aggiunte alla fine del 1600 per esigenze di capienza. I recenti lavori di restauro degli affreschi dell'abside hanno permesso di individuarne l'autore. I caratteri genericamente tolmezzini
appaiono riconducibili alla mano di Gianfrancesco da Tolmezzo. A questo periodo è probabilmente databile anche l'oratorio di Santa Caterina. Inizialmente questa chiesa era situata in località campestre accanto alla strada principale, ma lentamente fu inglobato nel centro abitato, che in epoca rinascimentale si sviluppò a nord del castello. Nell'oratorio di Santa Caterina sono ancora oggi custoditi e ben conservati affreschi del XV secolo, ad opera di vari pittori, esperti conoscitori delle più aggiornate correnti artistiche del Friuli e del Veneto. Nel 1498 padre Stefano da Mantova si stabilì nelle campagne sotto Ramucello, tra i territori di Sesto e Cordovado, con l'intento di erigere un edificio sacro per il suo ordine. La nascita del convento dei minori francescani conventuali, accanto alla chiesa dedicata alla Madonna, divenne ben presto un centro di richiamo mariano e un'oasi per la vita contemplativa. Una nuova e terribile minaccia si affacciava sui nostri territori da Oriente. Nel 1499 fu scritta una delle pagine più dolorose della storia friulana, con la più terribile delle invasioni da parte dei turchi. Furono anni di terrore. Un castello, la sua storia. Contro queste mura per secoli si lanciarono schiere di armati per scavalcarle ed espugnarle. Tempi di continue minacce, di feroci violenze, di paure e incertezze. Ma ci furono anche le circostanze liete, gli avvenimenti felici, come il matrimonio di Riccarda d'Arcano e Francesco di Cordovado. Gli archivi privati della famiglia dei Conti d'Arcano conservano ancora le testimonianze di quella indimenticabile cerimonia. Il piazzale della Madonna, il santuario della Beata Vergine delle Grazie e i palazzi adiacenti rappresentano, senza dubbio, un angolo di Cordovado particolare e suggestivo. Il fascino del luogo non è però dovuto solamente alla sua bellezza artistica, ma anche alle vicende storiche che hanno coinvolto queste mura. Vicino al rivo che scorre di fronte alla porta maggiore dell'attuale santuario, esisteva un capitello dedicato alla Madonna. In questo luogo, la Santissima Vergine parlò ad una donna cordovadese, intenta a lavare dei panni proprio in quel piccolo corso d'acqua. Con questo avvenimento miracoloso del 7 settembre 1592 sorgerà il più antico santuario mariano della diocesi, un vero gioiello d'arte barocca veneziana. L'aula principale è a pianta ottagonale, chiusa in alto da uno splendido soffitto, intagliato da due artisti di Motta di Livenza e con ovali raffiguranti sibille e profeti di Antonio Carneo. Nella nicchia sopra l'altare maggiore è riposta la sacra immagine della Vergine Maria, ricavata dall'antico capitello. La fama di questo santuario e dei miracoli che avvenivano varcò i confini della diocesi, si diffuse arrivando sino all'Austria e all'Italia centrale. La frequenza dei fedeli al santuario andava di giorno in giorno crescendo. Cordovado, in questo periodo, contava poco più di 400 abitanti e non disponeva di strutture ricettive per i pellegrini.
si stabilì pertanto di erigere dei ricoveri per nobili e popolani. Il complesso architettonico dei palazzi Cecchini e Mainardi, sede e abitazione dei parroci officianti, nel 1714 ospitò il convento dei padri domenicani, ai quali fu affidata ufficialmente la gestione del santuario. I padri domenicani furono molto zelanti nel propagare la devozione alla Santa Vergine, infaticabili nell'amministrare i santi sacramenti e nel dispensare ai fedeli la parola di Dio. Essi lasciarono il convento nell'ottobre del 1806, dopo 92 anni officiati in questo luogo. L'avvento di Napoleone nel 1797 segna la fine della Repubblica di Venezia. Fu un periodo di profonde trasformazioni istituzionali e sociali. Si costituirono i distretti, i dipartimenti, le municipalità e prese forma un nuovo ordine civile. Cordovado divenne municipalità il 20 maggio dello stesso anno. In quel periodo lo sviluppo dell'artigianato raggiunse una particolare eccellenza in paese, specialmente nella lavorazione del legno e del ferro. Il 1817 fu l'anno della grande fame. Alluvioni e grandinate avevano compromesso i raccolti un po' ovunque, una carestia dalle proporzioni incalcolabili e una fame desolante colpirono tutta l'Europa. Anche Cordovado ne pagò il prezzo con molte vittime. Verso la metà del 1800, le difficili e precarie condizioni di vita in paese indussero molti ad intraprendere la strada dell'emigrazione, soprattutto verso la Germania e verso l'Est Europa. Lentamente però qualcosa stava cambiando. In paese il clima che si cominciò a respirare sembrava poter offrire qualche nuova speranza, e questo fu forse merito anche di uno spirito illuminato, Francesco Cecchini. Egli si rese benemerito nel paese sotto molteplici aspetti. È al suo lascito che si deve oggi lo splendido asilo infantile che ospita i bambini del comune. L'inaugurazione della linea Porto Gruaro-Casarsa porta la data del 19 agosto 1888. Fu Cecchini, allora sindaco del paese, che con grande forza propositiva riuscì ad ottenere il passaggio della linea ferroviaria sul territorio vicino al comune. L'entrata in guerra dell'Italia nel maggio 1915 portò in Friuli migliaia di soldati, che al loro passaggio requisirono viveri ed animali per necessità belliche. Le poche cose rimaste furono confiscate dai contingenti nemici. Le pergamene, i manoscritti e le antiche carte che i padri domenicani avevano lasciato in seguito all'incameramento napoleonico andarono inesorabilmente perdute. Furono asportate le campane dalla parrocchia di Sant'Andrea, dal santuario della Beata Vergine delle Grazie e dalla chiesetta di Sant'Antonio di Sacudello. Già a partire dal giugno 1915 si ebbero i primi caduti cordovadesi, il cui numero alla fine del conflitto sarebbe ammontato a 53.
La fine del conflitto coincise con una nuova crisi economica che colpì i più deboli, i più poveri. In questo periodo, molti si imbarcarono per l'Argentina. Sebbene le condizioni di vita non fossero delle migliori in paese, la gente trovò ugualmente il modo per incontrarsi e stare insieme. Negli anni 20, le fiere e i mercati costituirono un'occasione di ritrovo per molti. Spesso queste manifestazioni coincidevano con festività religiose, come quella legata a San Michele nel mese di settembre, oppure alla festa del Rosario nel mese di ottobre. La festa della Beata Vergine del Carmine era la festa mariana più solenne. In piazza Santa Caterina si teneva la festa del Boccolo, durante la quale i ragazzi del luogo donavano in ballo un bocciolo di rosa alla ragazza che volevano corteggiare. Il ricordo del Corpus Domini nello spiazzo davanti all'asilo, la Santa Messa, il concerto della banda, tempi lontani, senza un soldo in tasca, ma con tante speranze nel cuore. La Seconda Guerra Mondiale fu un momento terribile, un capitolo di storia molto difficile. Molti giovani non fecero più ritorno alle loro case, persero la vita nei campi di battaglia, lontani dal loro paese, lontani dai loro cari. Alcuni deportati finirono i loro giorni nei campi di sterminio nazisti. La paura, l'angoscia, la fame, la rabbia. Pagine di storia dolorose e amare che forse non saranno mai scritte. Il secondo dopoguerra rappresentò forse il periodo più traumatico e doloroso per il paese. Gli ultimi anni 40 e buona parte degli anni 50 rappresentarono sicuramente un periodo di emigrazione forzata, più permanente che stagionale. Molti giovani cordovadesi lasciarono con tristezza le loro case, le loro famiglie, i loro amici, per raggiungere terre e paesi lontani. Una valigia, pochi spiccioli, ma con occhi pieni di speranza e voglia di vivere. Un distacco doloroso che la nostalgia e i ricordi della propria terra non hanno mai voluto cancellare. Molti si imbarcarono per il Canada, per gli Stati Uniti, per l'Argentina, per l'Africa, per l'Australia. Con il treno, molti si diressero in Francia, in Svizzera, in Germania, in Belgio. Uomini lontani nel mondo, ma uniti nel cuore e nello spirito con la propria madrepatria, nella speranza di un ritorno. Quelli che rimasero iniziarono la ricostruzione con tenacia e con enormi sacrifici. Quello che ne è stato è storia di oggi.
Oggi Cordovado conta oltre 2.500 abitanti e può essere considerato un moderno ed elegante centro dove le vecchie strutture architettoniche sono state in gran parte recuperate, valorizzando nell'insieme ampi spazi verdi per il tempo libero. Il tessuto urbano è ben conservato, sia nella suggestiva parte medievale, costituito dal fossato, dalle mura e dai ponti in muratura che hanno sostituito i ponti levatoi, sia nel borgo nuovo, sorto in epoca rinascimentale. Tra tutti i vari edifici, sviluppatisi lungo la strada principale che dal castello porta al santuario della Madonna, possiamo notare l'imponente mole cinquecentesca del palazzo Beccaris Nonis. Le famiglie dei Beccaris e dei Nonis contribuirono alla storia civile e culturale del paese. Tra il Duomo di Sant'Andrea e la Torre Sud del Castello si erge la nuova parrocchiale inaugurata nel 1966. La chiesa è oggi una plurima testimonianza d'arte contemporanea, specie con le opere plastiche, pittoriche e vetrarie del veronese Pino Casarini. Nella piccola ed accogliente frazione di Suzzolins, immersa nel verde della campagna e da sempre legata alla storia di Cordovado, la chiesa di Sant'Urbano, edificata nel 600, è silenziosa testimone di questo antico borgo. Villa Fadeli, oggi Lena, conserva ancora il suo antico fascino. Durante la Prima Guerra Mondiale fu adibita a convalescenziario per militari feriti o ammalati. Tra i colori e la poesia della campagna possiamo scoprire angoli di suggestiva bellezza. Qui i segni dell'insediamento rurale sono tuttora leggibili nel piccolo abitato che attorni all'ottocentesco Palazzo Soppelsa. La sede municipale del paese, uno dei tanti doni del benefattore Francesco Cecchini, completamente restaurata e rimaneggiata nella sua struttura, è una delle tante prove dell'impegno dell'amministrazione comunale nella tutela del proprio patrimonio storico ed artistico. Palazzo Cecchini, altro lascito del benefattore di Cordovado, restaurato dal comune, è sede oggi di un'ampia biblioteca, di mostre d'arte e svariate attività culturali. Al suo interno affreschi ottocenteschi ornano i vari soffitti con scene allegoriche e paesaggi dal tipico stile pompeiano e neogotico. Due aree attigue al santuario conservano alcuni ricordi storici del complesso rapporto instaurato nei secoli tra comunità e ambiente: i prati della Madonna e il brolo dei Domenicani. Ampie aree residenziali periferiche hanno permesso al paese di espandersi negli anni senza deturpare la serena bellezza del centro storico. Cordovado è sempre stato sensibile alle attività sportive, fin dai tempi passati. Moderne ed adeguate strutture sportive offrono oggi l'opportunità di praticare una sana attività fisica e sono spesso un'occasione di ritrovo per appassionati e simpatizzanti. A Cordovado sono attivi tre plessi scolastici che garantiscono un'adeguata istruzione a tutti gli alunni del comune.
La scuola materna, recentemente ristrutturata e integrata da un'accogliente e funzionale dépendance, accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. Poco lontano dalla scuola materna e a pochi passi dal centro, sorgono le scuole elementari e medie. Cordovado ha sviluppato nel tempo un accentuato spirito solidaristico, segno tangibile di una comunità da sempre attiva e dinamica. Molte sono le associazioni culturali in paese. Complessivamente a Cordovado trovano sede ben 32 gruppi, suddivisi in associazioni ambientalistiche, associazioni culturali, associazioni ricreative, associazioni sportive, associazioni educative e di solidarietà sociale. Ogni anno si organizzano mostre, convegni, incontri, concerti e festeggiamenti. Grazie al lavoro e all'impegno di diverse persone, ogni anno il Carnevale costituisce un momento di ritrovo e divertimento per tutti i bambini. In una coreografia fatta di suoni e colori, grandi e bambini sfilano per le vie del paese a seguito di un fantasioso carro allegorico. La prima domenica di settembre, Cordovado rivive il passato e la sua identità culturale con una rievocazione storica in costume e un palio fra i rioli. Nata nel 1986 in occasione degli 800 anni di storia ufficiale di questa località, è una manifestazione che da anni coinvolge la vita e le abitudini di questo antico borgo, che attira migliaia di visitatori da ogni parte della regione. In questo particolare evento, le quattro contrade del paese, Borgo, Saccudello, Suzzolins e Villa Belvedere, sfilano per le vie del centro storico, per poi sfidarsi tra loro in una serie di gare tipicamente medievali per la conquista del palio dipinto. L'area artigianale del comune offre un impiego a molti cordovadesi. In quest'area vengono lavorate, assemblate e commercializzate diverse tipologie di prodotto, impiegando al meglio la tecnologia moderna nei vari processi produttivi. Anche il settore agricolo offre lavoro a diverse persone in paese. L'impiego di moderne attrezzature ha permesso negli anni di sfruttare al meglio le risorse della terra, passando da un'agricoltura tipicamente manuale a una meccanizzata. Cordovado, un angolo di storia e di poesia, dove arte e tradizioni si sono tramandate nei secoli grazie alle sue genti, persone umili, operose e volte costantemente al futuro.